All'udienza di martedì mattina ha partecipato anche Francesco Verri, legale dei parenti delle vittime del naufragio di Cutro. L'aspetto, dal mio punto di vista, più interessante, ha sostenuto Verri, è legato alle fasi che hanno preceduto l'urto, perché il superstite ha dichiarato che gli scafisti volevano cioè arrivare di notte. Allora, avvocato Verri, cosa è emerso? Ma l'aspetto che dal mio punto di vista, diciamo, è più interessante è quello legato alle fasi che hanno preceduto l'urto, perché il superstite ha dichiarato che gli scafisti puntavano sul favore delle tenebre, quindi diciamo volevano arrivare di notte. Sembra un fatto, un dato abbastanza acclarato questo. È un dato acclarato però significativo e a questo punto anche processuale, perché così come gli scafisti sanno che arrivando di notte si rendono meno riconoscibili, l'attenzione delle autorità di notte deve essere maggiore per la stessa speculare ragione. Quindi voglio dire, è chiaro che il gioco, se così lo vogliamo chiamare, il drammatico gioco a guardie e ladri presuppone che i ladri facciano i ladri, ma che le guardie facciano le guardie. Il superstite, ha quindi concluso Verri, ha dichiarato che ha nuotato circa mezz'ora e quando è arrivato a terra c'erano già i carabinieri, quindi potrebbe essere arrivato a terra dopo il testimone che abbiamo sentito ieri, che invece non ha trovato nessuno, soltanto un pescatore. A proposito dei soccorsi, è emerso qualche altro dato a questo proposito? Il superstite ha dichiarato che ha nuotato circa mezz'ora e che quando è arrivato a terra c'erano già i carabinieri, quindi lui potrebbe essere arrivato a terra dopo il testimone che abbiamo sentito ieri, che invece ha nuotato sempre mezz'ora, ma non ha trovato nessuno, soltanto un pescatore.